Everyone has challenges in their life every day. Some of them are small, but some of them are big, massive issues that can make or break you. And when you're a child, if you're lucky, you've got your parents there to help and support you. But when you become an adult, you have to learn to cope with these things on your own. But we can always support each other. No matter what you're doing right now, working, chilling, walking down the street, driving your car, whatever. Listen to my words and hopefully they'll give you some strength. Now I know you can do it, and I know I can do it too. So support me, and I'll support you. I'm not going down without a fight. I'm not going down without a fight. No way, no way. Now I'm not going down without a fight. Not going down without a fight in this life. I'm not going down without a fight. Il sole ci ha voluto bene anche oggi, ed è stato davvero bellissimo incontrarvi tutti. Questo è un momento importante perché ci teniamo noi come associazione a spiegare i motivi che hanno spinto noi in collaborazione con il Forma Giovani di Grugliasco di creare questo evento. Pimp Your Paradise nasce dall'idea non soltanto di ridare una faccia nuova ai muri, alla stazione Paradiso, ma di lasciare un forte segno nelle persone, nei ragazzi che abitano questo posto, questo quartiere, questa città. Però grazie a tutte le persone, giovani e meno giovani, che hanno dato un segno di voler riqualificare e riappropriarsi con l'arte e la bellezza di uno spazio pubblico. Il murales e le opere d'arte che avete rappresentato, io credo che siano questo segno, insieme alla pulizia e al riappropriarsi di pezzi di territorio che sembrano abbandonati. Continuiamo a farlo, grazie ragazzi, grazie ai volontari dell'associazione, grazie a tutti, e continuiamo a far vivere questo come un luogo nostro e non dell'abbandono.